Ciao! Oggi voglio realizzare insieme a voi uno spara coriandoli per la festa di carnevale. Ecco cosa ci serve: un rotolino di carta igienica, dei palloncini, un paio di forbici, dello scotch trasparente di una certa altezza, dello scotch biadesivo indifferente se alto o basso e della carta decorata, quella che solitamente si usa per la tecnica dello scrapbooking, oppure va benissimo anche la carta tinta unita. Prendiamo un palloncino e facciamo un nodo in questa maniera, poi con l'aiuto delle forbici tagliamo l'estremità. Il taglio deve essere preciso. Prendiamo ora il nostro rotolino e infiliamo il palloncino all'estremità del rotolino. Ora andiamo a fissare il palloncino al rotolino. Siamo sicuri ora che il palloncino non scivolerà via dal rotolino. Fissiamo del nastro biadesivo in cima al rotolino e anche in fondo. Facciamo proprio due belle strisce di scotch biadesivo. Ora andiamo a prendere la nostra carta decorata. Quindi andiamo a tagliare la carta nella stessa altezza del rotolino. Leviamo la pellicola del biadesivo, adagiamo la carta e avvolgiamo così il nostro rotolino. La parte rimanente possiamo tagliarla in modo da non creare troppo spessore e andare a fissare l'ultima aletta ancora col nastro biadesivo. Rifiliamo qualche imprecisione. Il nostro sparacoriandoli è pronto. Non ci resta che provarlo. Lo carichiamo bene di coriandoli. Funziona! Buon carnevale! Ciao!